È la decima volta che provo a fare questo video. Parte questo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono Domingo. Bentornati su Tau Games. Prima di iniziare con l'analisi campione del rework di Kyle e Morgana, volevo dirvi che ho aperto, in realtà l'ho aperto diverso tempo fa, un canale Twitch, ma lo sto usando ultimamente per le live. Se vuoi vedermi perdere in live su League of Legends, link in descrizione del canale. Lascia follow se vuoi, così ti arriva una notifica e puoi venire a flammarmi. Non è vero, non flammarmi, però puoi venire in live a seguirmi. Ora, il link in descrizione, a parte quello. Rework di Kyle e Morgana. Kyle la virtuosa e Morgana la caduta. Di Morgana cambia poco, ovvero cambia solo l'attiva, cambia la passiva della R, ovvero una volta che ulta ha una velocità di movimento aumentata. Quello è, verso i champion avversari. Questo è, praticamente l'aiuta a non far scappare i nemici quando ulta. E in più la cambiano ovviamente l'estetica, sia dell'abilità che del champion. È molto più tosta, molto più buona. A parte questo. Ora, di Kyle, a parte che è molto più accattivante, cambia un botto. A parte che è molto accattivante l'estetica, cambia un botto. Prima di tutto la cosa della passiva, Kyle evolve, si evolve. Evolvono sia l'abilità, evolve lei esteticamente. Ovvero, vediamo un po' cosa evolve. Kyle è un champion di base che fa gli attacchi melee. Però dopo 5 attacchi si attiva la modalità gloriosa, ovvero c'è sta modalità della passiva diventa gloriosa, ovvero le ali diventano infuocate che fa sia danni d'aria che danni a distanza, ovvero fa danni a distanza che fanno danni ad area. È un bordello la passiva. A livello 6 invece, qua già sta a livello 16. Comunque, a livello 6, quando diventa gloriosa, farà danni bonus, danni magici bonus. Ok? Invece a livello 11, si è aperto. Ok, a livello 11, Kyle diventa un champion a tutti gli effetti a distanza. Quindi non farà più autoattacchi in mischia, cioè melee, ma farà solo attacchi a distanza. Invece a livello 16, si evolve di nuovo. E oltre a fare danni a distanza, la parte gloriosa, che si attivava solo ogni 5 attacchi, ce l'avrà sempre. E farà danni puri. Farà danni puri. Ora la vediamo. Adesso fa danni puri a livello 16 e in più attacca a distanza. Questa era la passiva. Sembra complicata. Andrebbe letta un po' per capirla, però penso che man mano che si gioca uno ci fa l'abitudine, la inizi a capire. Andiamo a vedere con la Q. Diciamo una sorta di Q migliorata. Prima era uno skill shot a target che slowava. Adesso slowa più target, ovvero colpisce un avversario. Se c'è un avversario alle spalle, colpisce anche quello alle spalle. In più lo slowa. Fa danno e slowa. Questo è. La W non è cambiata. In pratica può curare se stessa. E mentre ti cura ti dà anche la velocità di movimento aumentata. E lo può fare su un alleato. Questo è. Questo è molto semplicemente. La E che ti dà, a parte ti dà una passiva che ti farà ti dà danni bonus se buildata a D o a P. Quindi, come la Kyle attuale, andrà buildato una Winx, un Dente di Nashor, tutti quegli oggetti che ti danno sia potere magico che attacco fisico. E in più l'attiva di questa abilità, ora la vediamo, ti farà fare un attacco base dalla distanza che farà danni in base alla salute mancante del bersaglio. E in più, quando diventerà infervorata, che se non sbaglio è a livello 6, a livello 6 diventa infervorata. Dal livello 6, non ho detto nomi delle abilità, però penso che si leggono. Vabbè, la passiva è Ascesa Divina. La Q, Luce Incandescente. La W, la W, Benedizione Celestiale, stavo dicendo bene. E la E è lama di fuoco stellare. Ok, lama di fuoco stellare. Comunque, prima del livello 6 fa danni, se, fa sempre danni, fa danni bonus in base alla salute mancante dell'avversario. Infligge danni, una percentuale della salute mancante del bersaglio in danni bonus, ok. E in più, quando a livello 6 lo fa d'aria, colpisce il target che decidiamo, in più quelli che gli sono a fianco, diciamo. La R ti darà sempre uno scudo che ti rende invulnerabile, sia a te oppure un alleato. E in più, avete presente la carta di Yugi? Spade rivelatrici?
L'animazione è quella. Praticamente piovono dal cielo delle spade. Che fanno un fottio di danno. E a Timo l'hanno shottato. Vabbè, non l'hanno shottato. Aveva un quarto di vita, Timo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Quarto di vita. Che tra l'altro deve schiattare sempre Timo nei video della Riot. Comunque fa un botto di danni anche a Warwick. Cioè, c'ha pochissima vita, gli manca. Gli toglie un botto. Motivo va qua. Minchia. Farà un botto di danno. Questo comunque avrà una sinergia con i tank. Anche con Morgana, secondo me. Morgana ulta. Stunna tutti. E Kyle ulta Morgana. E faranno i macelli. Anzi, qua lo vediamo pure. Stavo già dicendo quello che vedremo adesso. Qua adesso è gloriosa. A livello 11 in più è gloriosa. Quindi a livello 11 già può fare danni dalla distanza. Ovvero diventa ranged. E in più con gloriosa, se non sbaglio, fa danni puri. Se non ricordo male, dovrebbe fare danni puri. Adesso si toglie. Diciamo, non è più gloriosa. Fa solo danni dalla distanza. Ha ultato Kha'Zix. Diventa invulnerabile. Hanno shottato cose. Perfetto. Invece adesso farà un 2v4 con la sorella. Un 2v4. Praticamente fa tutto Morgana. Li stunna tutti. Con la suprema. È molto più veloce Morgana. Una volta ultato. E Kyle tranquillamente li shotta dalle stanze. Li shottate tutti. In più è a livello 16. Quindi qua fa danni puri. Cioè a livello 18, non 16. Però già è passato il 16. Quindi fa danni puri. Vabbè. Qua sono i consigli che ti dicono un po' di ultare gli alleati più che te stessa, così da fare più danni, da far sopravvivere i tank. Tipo qua ti dice se c'è un tank che puoi ingaggiare nel tuo team, ulta lui, così lo rendi vulnerabile e gli avversari useranno tutte le abilità su di lui. Allora, qua ci sono le splash art. Questo per questo video è tutto, vi ricordo il link al canale Twitch in descrizione se volete. Link al canale di Twitch in descrizione per seguire le live. Niente, ci vediamo al prossimo video. Niente, bella a tutti da Domingo.